Nel tutorial precedente abbiamo visto come appunto dockerizzare un applicativo in Flask e in questo video vedremo come migliorare la dockerizzazione, quindi andremo ad aggiungere un server Gunicorn nel Docker precedente che abbiamo creato nel tutorial precedente. Usavamo il server interno di Flask con Gunicorn tramite appunto VSG. Credo che potremmo avere un server più prestazionale e in più andremo anche a creare un'immagine più piccola. Quella che avevamo prima era sui 400 mega, ora andremo a creare una molto più piccola e lo faremo in questo modo. Allora, per prima cosa dobbiamo creare un file, lo chiamiamo vsg.py e gli andiamo a mettere questo codice, appunto, che non fa nient'altro che richiamare il file main, quindi from main, qui appunto il file main. Andiamo a richiamare app, quindi questa funzionalità qui, e appunto diciamo appunto che app run, gli diamo il comando app run. In questo modo appunto richiamiamo il modulo VSG, che come abbiamo detto lo chiameremo tramite Gunicorn. Per farlo dobbiamo andare qui nel nostro file requirement e aggiungerlo alla lista dei nostri packages. Aggiungiamo anche questo packages qua, will, e poi appunto qua abbiamo il nostro packages di Flask e qui abbiamo appunto Gunicorn. Una volta fatto dobbiamo andare a cambiare il nostro Docker file. La prima cosa che dobbiamo andare a cambiare è appunto la nostra immagine. Andiamo a sostituire con questa immagine chiamata appunto Python versione 3.7.4, poi potete scegliere voi la versione più adeguata, meno Alpine 3.10. Anche qui potete giocarvi le versioni che volete, basta andare appunto sul Docker Hub e vedere cosa c'è, cosa offre. Qua abbiamo appunto la nostra label dove dichiariamo chi è il creatore di questa immagine. E qui qua potete mettere il vostro nome e la vostra email. Questo lo andiamo a cancellare perché stiamo usando Alpine, quindi non si usa più apt, ma andiamo a usare apk per installare le nostre librerie. Come vedete, io qua ho messo appunto apk. E ora io questo lo lascio indentato per il semplice motivo che io non ho bisogno di altri pacchetti, quindi no, questi non mi servono, andrebbero ad appesantire l'immagine inutilmente, quindi li lascio indentati, commentati. Se voi invece avete necessità di installare cose esterne, appunto, li togliete il commento e mettete appunto i packages che vi servono. Una volta fatto andiamo a copiare il nostro file requirements all'interno di app, quindi copy.underscore/requirements.txt, quindi andiamo a copiare questo file qua all'interno appunto della nostra cartella app. Una volta fatto andiamo appunto a creare una work directory. Quindi andiamo appunto a dirgli che vogliamo andare a operare all'interno di app e all'interno di app lanciamo il comando pip3 install-r requirements.txt. Una volta fatto andiamo a copiare tutto quello che abbiamo qui nella nostra cartella in locale all'interno del container nella cartella app. E fatto questo invece dobbiamo andare ad attivare il nostro server Unicorn. Per farlo, non ci resta nient'altro da fare che cancellare questo e qui mettiamo cmd gunicorn -bind porta 5000. Qua ci sono i workers, diciamo che ne vogliamo tre. I worker sono credo dei bilanciatori di carico del server. Nella documentazione dice che consigliati sono da 1 a 4, quindi qua abbiamo messo 3. Ora non so bene come funziona la cosa, comunque la documentazione dice da 1 a 4, potete giocarvela come volete e magari andarvi a leggere la documentazione per capire bene come funziona. E qui appunto chiamiamo il nostro modulo VSG e appunto
app che adesso appunto l'abbiamo dichiarato qua. E quindi una volta fatto questo, credo che la nostra immagine sia pronta, quindi possiamo andarla a costruire. Quindi ok, se avete il container flask demo che avevamo creato nel tutorial precedente, cancellatelo. Andiamo a costruire la nostra immagine, quindi docker build-t, nome dell'immagine, potete chiamarla come volete, due punti latest e spazio punto, quindi diciamo che vogliamo costruirla dal dockerfile presente nella cartella in cui ci troviamo. Ok, qua io l'ho lanciato, è andata via veloce perché ovviamente io l'avevo già installato. Una volta fatto andiamo a appunto far partire il nostro container, quindi docker run-name, il nome del vostro container, potete chiamarlo come volete, spazio meno p, lo vogliamo sulla porta 5, sulla porta pubblica 5000, che deve appunto andare a comunicare con la porta 5000 interna al container, meno d, spazio flask demo 2 punti latest, quindi il nome della nostra immagine, quella che abbiamo creato qui con docker build meno t, quindi ora lo lanciamo, facciamo docker ps. Vediamo se sta andando, ok, sembra di sì, quindi ci connettiamo qui e come vedete il nostro file Hello World sta andando. Forse un'altra cosa che forse non vi ho fatto vedere prima, ok, qua abbiamo host 00, l'avevamo messo nel precedente tutorial, ma qua credo che possiamo toglierlo perché Gunicorn credo che funzioni sull'IP pubblico 0.0.0.0 in automatico, non c'è bisogno quindi dichiararlo, per farlo però proviamo lo stesso, quindi cancelliamo il nostro container, quindi se andiamo qua ora non dovrebbe più andare, ok, andiamo a ricostruire la nostra immagine, quindi docker build-t flask demo 2 punti latest spazio punto. Ok, l'ha ricostruita, rilanciamo il nostro container, andiamo a vedere se sta andando, ok, quindi ok, fatto questo direi che appunto il nostro Docker con Flask Gunicorn e USG è attivo, funziona insomma, e andiamo di nuovo a vedere la questione del peso. Come vedete, questo qua 478 era il nostro applicativo, quello che abbiamo fatto nel tutorial precedente, quello con l'immagine di Ubuntu 478 mega, mentre qui come vedete è questo fatto tramite questa immagine, questa qui Python 3.7 Alpine, e come vedete è 300 mega più leggera. Quindi direi che qui ci siamo, se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo.